USA, al Senato passa per un solo voto il sì al dibattito per smontare l'Obamacare. New York, al Senato, la prima finale dei 100 voti per resuscitare la sua riforma sanitaria, Donald Trump l'ha vinta al photo finish. Il sì al dibattito sulla questione ha prevalso per 51 a 50. Che è un voto in più, nel totale. Per spuntarla il Partito Repubblicano è dovuto ricorrere al voto aggiuntivo del vicepresidente, e presidente del Senato, Mike Pence. Ma qualche ora dopo è arrivata la prima bocciatura per il suo piano di assistenza sanitaria che andrebbe a sostituire l'Obamacare, 43 voti a favore, 57 contrari e tra questi ultimi ce ne sono 9 di senatori del GOP. Nella votazione che ha dato il via libera al dibattito decisivo è stato anche il voto di John McCain, il senatore dell'Arizona ed ex sfidante di Barack Obama nel 2008, che ieri, accolto da una standing ovation, è tornato a Washington con una vistosa cicatrice dopo un intervento chirurgico e la diagnosi di un grave tumore al cervello. Donald Trump, poche ore prima, l'aveva lodato su Twitter, sei un vero eroe americano. McCain è uno degli oppositori più fermi del presidente, soprattutto sul Russiagate. Ma è sempre stato a favore dell'abolizione della riforma sanitaria di Obama. Grazie a lui, Trump, il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell e il partito tutto hanno vinto un azzardo enorme. Un solo dissidente in più sarebbe stata una catastrofe per il capo della Casa Bianca, innescando la resa dei conti tra i repubblicani e nell'amministrazione stessa. USA, McCain torna in Senato per votare contro l'Obamacare, standing ovation della ULA condividi USA, McCain in Senato dopo la diagnosi di tumore è un grande passo in avanti, ha commentato con sollievo Trump una volta incassato il via libera al dibattito. Negli ultimi giorni il presidente ha caricato una pressione enorme sui repubblicani, minacciando le loro vacanze. Per sua fortuna, i ribelli sono stati soltanto due, Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski dell'Alaska. Ma il voto di ieri è solo un primo passo, appunto. Per uscire dallo stallo di una legge passata alla Camera ma impantanata da mesi al Senato, McConnell è ricorso a uno stratagemma, invece di cercare di unire, inutilmente, i repubblicani su un singolo disegno di legge, ha organizzato un voto procedurale sulla riapertura del dibattito in aula. Ottenuto questo per un pelo, ora si dovrà trovare la difficile quadra con gli emendamenti. Lo stesso McCain, inaspettato salvatore di Trump, ha avvertito il presidente, così come è la riforma non la voto, essendo contro l'abolizione brutale dell'Obamacare senza aver prima un rimpiazzo ed evitare così di lasciare decine di milioni di americani senza copertura sanitaria. E in effetti qualche ora più tardi è arrivata una prima bocciatura per il piano presentato da McConnell. Grosso punto contro Obama la riforma sanitaria dei repubblicani è stata approvata alla Camera ma è impantanata al Senato da mesi. L'obiettivo di Trump è cassare senza appello l'Obamacare voluta fortemente dall'ex presidente, che ha lo straordinario merito di aver assicurato la copertura sanitaria a decine di milioni di poveri ma allo stesso tempo ha provocato distorsioni al sistema e un generale aumento dei costi delle polizze, soprattutto a svantaggio della classe media e dei giovani. L'Obamacare si basa sull'obbligatorietà di assicurazione, che in precedenza non c'era, negli Stati Uniti storicamente la sanità è un servizio, non un diritto. Trump ha sempre detto di voler ribaltare il tavolo e ritornare a maggiore flessibilità e da tempo è con la penna in mano, come dice lui in attesa di firmare la nuova legge. USA, si è al dibattito per smontare l'Obamacare. Trump. Zero voti dei democratici, una vergogna condividi grosso punto per cosa si vota il problema finora è stato che i repubblicani non trovavano un accordo, per vari motivi.
La versione approvata alla Camera lo scorso aprile era molto drastica contro Obamacare e al Senato non era stata ammessa neanche ai voti per la palese opposizione di una franghia dei repubblicani più moderati. La seconda versione più morbida, erano previsti aiuti federali per tenere bassi i costi assicurativi, il mantenimento di due imposte per i redditi oltre $200,000 e il ritorno delle assicurazioni low cost vietate da Obama, è stata affossata prima di andare ai voti la settimana scorsa da altri rappresentanti del partito che vogliono invece un approccio più radicale. Dunque, la soluzione proposta da McConnell ai suoi oggi, passata per un solo voto, era in sostanza questa: votiamo solo per riaprire il dibattito, poi correggeremo la riforma trovando una convergenza comune su alcuni emendamenti, troviamo un accordo, ritorniamo alla Camera ed è fatta. Il primo passo è stato compiuto. Ma ne mancano molti altri. Grosso punto la rabbia di Trump. Il presidente, fino al voto favorevole, era stato una furia. Ha minacciato i suoi di non farli andare in vacanza senza aver prima approvato la riforma, con il suo humor maligno ha detto al ministro della salute Tom Price che sarà licenziato, come capiterà presto a quello della giustizia Jeff Sessions, oramai bastonato quotidianamente da Trump, se alla fine non verrà approvata la riforma. McConnell prova pazientemente da mesi a tessere la tela, che però ogni volta viene disfatta dai ribelli. Grosso punto l'umiliazione di Sessions e le sanzioni alla Russia nel frattempo, Trump continua a umiliare il suo ministro della giustizia ed ex amico Sessions, scaricato per essersi ricusato dall'inchiesta Russiagate. Ieri gli ha detto pubblicamente che è stato un debole contro Hillary Clinton e altre amenità. Sessions, per ora, rimane in silenzio e al suo posto. Ma il suo tempo è già finito. Intanto, la Camera ha approvato nuove sanzioni alla Russia che, inoltre, se verranno confermate in Senato praticamente finirebbero per commissariare il presidente sulla questione, a votarle una maggioranza così trasversale che Trump non potrà usare neanche l'arma del veto. Una mossa che lega le mani a Ted Donald sulla Russia e che non piace neanche all'Unione Europea, diversi paesi nel vecchio continente vogliono allentare la stretta sul Cremlino perché temono conseguenze economiche per tutta l'Unione e anche perché, secondo alcuni, favorirebbero gli affari e gli export degli Stati Uniti. Una questione che potrebbe lacerare il patto atlantico.